videino d'aggiornamento, comunica muori di servizio. Grazie a tutti per avermi accompagnato nei primi 100 videini del canale. E questo è il 101esimo. Sarebbe stato troppo un memino come 101esimo video. Fa la carica dei 101. Telecapite! Basta. Ma sorcio maledetto, non mi ci avvicino più alla roba tua. Manco per sbaglio, faccio pubblicità a qualcos'altro. Tiè, tiè, se sente? Tiè. E non mi dite, c'è bisogno il sorcio. Perché lo sai quanta gente ha cominciato a leggere i libri di Harry Potter, no? A vedere i film, i libri. Migliaia ormai, non te più per culo, migliaia. Da tutti i messaggi che mi arrivano eccetera. E io sono contento. O Berserk. E sono ancora più contento. Però occhio che è tostino, occhio. Ogni volta leggo ogni volta leggo qualcuno che mi scrive, ho iniziato a leggere Berserk. E io faccio, occhio, che non... che è un po' pesantino, però è bello. Ho il trono, ho iniziato a vedere il trono solo per capire che cazzo parlavi. Quindi non fate i cosi, le aziende lo sanno che queste sono le meglio pubblicità. Comunque, primi 100 video! Ne ho fatta di roba, eh. Sto a metà GOT, 4 stagioni su 8. Tutto Harry Potter, tranne Animali Fantastici, Brits, che farò? Tranquilli, farò. Colgo l'occasione con sto video pure per dirvi ste cose che mi chiedete sempre. Lo farò, sì. Tutto Berserk, qualche videino su film singoli. E faccio pure Hit 2, sì. Ma adesso, sto per periodo, farò a stecca Death Note e One Punch Man, a grappoli proprio, così andiamo un po' avanti. Sì, vado avanti, vado avanti. Oh, guarda che in 2 anni e mezzo, per come li faccio io, edito a bestia, non so mica pochi, niente pensa. La fase 1 è completata, nella fase 2 iniziamo con il videino d'aggiornamentino, spammino, fatemelo fa una volta ogni tanti mesi, e che cazzo, per dirvi cosa, eh? Per andare contro una cosa che avevo detto. How could this happen to me? No, trono, stronzo, no! Ci fidavamo di te! Dovevi essere il prescelto! Dovevi portare equilibrio tra i memini! E no, e no! Faccio sti video apposta per farvi capire come uno ragiona nel tempo, capito? Come si evolve! Sono una persona normale, vi dico come vanno le cose. Almeno ve lo dico. Cazzo, e che vedevo di? Che... apro un secondo canale! E anziché fa un secondo canale, che non me va... buh, trono, buh, persone falsi. No, aspetta, fammi parlare. Perché lo apro? Perché nel secondo canale caricherò le live del muori. Live del muori. Non si muoro, non si muoro. E si chiamerà proprio così. Ma perché lo faccio? Perché le ho tutte salvate le live. E mi pare un peccato che vadano sprecate. Anche perché sono diventato partner di Twitch. Yeah! E dovrebbe tenermele per 60 giorni. Ma continua a cancellarmele dopo 2 settimane. Meno yeah! E non capisco perché. Anzi, se qualcuno più prezzo del ferrato de me mo spiega, mi fa un favore. Perché non capisco perché. E piccoli ancelli moricini. Perché lo faccio? Perché? Innanzitutto, ve lo dico subito, è pubblicità in più. Male non fa, campo più sereno. Ma soprattutto... veramente, soprattutto, perché in tanti me lo chiedete. Ma veramente, non è una cosa che dicono gli YouTube. Ah, me l'avete chiesto in tanti. No, cazzo, c'ho centinaia di messaggi che mi dicono, me le sto a perdere. Sì, per favore ricaricale da qualche parte, io sto al lavoro, non posso vedere, io arrivo tardi. Ah, capito? Soprattutto quelle 7 di Harry Potter, che hai visto ci sono stati i film sto periodo, che li davano in TV, che io ho cancellato subito, perché non mi fido, me bannano, media bubu 7 de maledetta. E tutti, no, non l'ho vista. E ho capito, allora me so detto, vabbè, le carico sul canale mio, così tengo un canale solo. Ma non lo voglio insozzà con video non editati o con le live. Il canale mio deve essere uno che anche fra 10.000 anni, quando lo troveranno, deve esserci solo roba bella editata. E allora che ho pensato? Volevo editarle, le live. Ma se mi mette di dare pure le live, capirai, cioè, già ho fatto 100 video in 2 anni e mezzo, figurate se mi mette a editarle. Ma avrebbe levato tempo per i video seri. E poi in tanti, me compreso, gli piace di più avere, che ne so, una live di sottofondo che sa, sente mentre fa qualcos'altro, capito? E quindi, qual è la soluzione? Ma almeno c'ho la decenza di dirvi per quali motivi lo faccio. Lo so che mi vado contro. So veri sti motivi, uno li spiega, spero si capisca perché. Non è che lo faccio a caso in sordina e faccio, ragazzi, canale secondario, che bello! Sperando che nessuno si ricordi quello che avevo detto. No, no, no! Le live sono quelle che faccio su Twitch, per chi non lo sapesse sto su Twitch. Il martedì e il venerdì. E la domenica!
ecco, dico pure sta cosa. Ho aggiunto un giorno, perché se no Twitch mi caccia dal programma partner. Minimo devi fare 3 live a settimana. E quindi la programmazione del Muori. Il martedì, se gioca, mo sto a giocare a The Witcher per esempio, è morta la vecchia, sì! Venerdì, se cazzeggia, si vedono le robe, tipo mo sto a fare i director's cut, i director's di Findo, dei Death Note mia, se li stiamo a vedere insieme e io dico quello che stavo a pensare in quel periodo, a qua mi ricordo, stavo a pensare, oppure metto in pausa e te faccio vedere i miei mini che faccio per chi non l'ha notati, capito? I director's cut lo fanno i registi, nei DVD no, lo posso fare io. Ah, e la domenica, jolly, famo un po' come ci pare, mo per esempio sto a leggere The Cursed Ragazzino, che è... Ciao perdere. Va bene? Oh, questo ve lo dico e vi ho detto. Torno a editare i video seri! E grazie a tutti quelli che mi seguono, sia su YouTube che su Twitch, veramente. Ringrazio tutti chi mi segue e basta e chi mi ha anche donato da un euro a de più. Non è per piagneria, infatti non ringrazio mai, cioè una volta all'anno. Ma ogni volta che vedo una donazione, mi pia il... non lo so. Mi sento in debito con la gente, te giuro. Non so come spiego, quando vedo donazione quasi mi commuovo. Che faccio? Ah, guarda questo che ha donato. Capito? Cioè, pare una cazzata. Se ci credi bene, se no fa come te pare. Ma comunque mi sento in debito anche con tutti quelli che mi scrivono, per esempio, ho visto 20 minuti di pubblicità per te. E io rispondo sempre, c'ho le prove. Uscite fuori a chi rispondo, non mi fate fa figure. Ma no, sì, 20 minuti le può anche skippare, ma che davvero, che cazzo. Perché mi sento in colpa, no dai, mi sento in debito. Che è uguale a chi dona, non è che devi donare per forza, capito? Se guardi pubblicità siamo soci. Io vi voglio bene a tutti, uguale. Siete tutti figli miei. E quindi a presto con i videini seri e su Twitch. Tante care cose, ciao ciao. E mi raccomando, guardate le pubblicità! Ma se dura troppo puoi anche skippare! No, scusi? Non ho capito il nome. Parlo con Lorenzo. Lorenzo? Aspetta, Lorenzo! No, non c'è qua. È uscito un attimo. Puoi richiamare fra 10 minuti? No, è uscito. Che io voleva dire? Gli devo chiedere una cosa per scuola. Vabbè, me lo dica a me, che sono il fratello maggiore. Sono il cugino, vabbè. Fratello, lui mi chiama fratello, sono il cugino. Mi dica. Mi scusi, mi devo sbagliare un numero. Va bene, ciao, bello, ciao. Ma chi cazzo era? Era uno di voi bastardi! Era uno di voi bastardi! O uno da chat WhatsApp che vuole far malandrino con me! Sor fratello, no cugino, mi chiama cugino. Oh, non è preparata, avvocati. No, fatemi causa se era preparata, cazzo, eh. Porca puttana.